boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Viale Mazzini, sala Salone degli Arazzi, stiamo aspettando la conferenza stampa di Giuliano Amato, Se una farfalla batte le ali. E questo è lo schieramento dei fotografi in attesa della Presidente. Grande stagione dei commerci, l'eurocentrismo diventò colonialismo. Quando finirà la prima guerra mondiale, voluta dagli europei, grazie all'idealismo degli americani, l'idea dentro la quale c'è l'eguaglianza degli stati del mondo, l'idea non farà grande strada. È da seguire per tutti i cittadini questa trasmissione che si chiama Se una farfalla batte le ali, e poi avremo il modo anche con i nostri ospiti di capire bene che cos'è questa trasmissione e dove vuole andare a parlare. Credo che caratterizzato da una crisi economico-finanziaria persistente e pervasiva, insisto su queste due cose, sono 4 anni che stiamo vivendo questa crisi, ed è pervasiva, sta sempre più influenzando sempre più paesi, e dall'emergere di nuovi attori, di nuovi assetti, ragionare su questi problemi ritengo che sia veramente quanto mai utile e necessario. E vorrei finire con una battuta che non è soltanto uno slogan, ma un qualcosa nel quale questa RAI crede veramente molto, e anche questo servizio pubblico. Grazie dell'attenzione. Per colpa del regista Matteo Minissi, che vedo lì seduto, ma insomma di cravatte poi però parleremo dopo magari, fuori onda. Buongiorno a tutti. Allora, il Presidente Tarantola ha ben contestualizzato e raccontato che cos'è questo programma, sostanzialmente un viaggio intorno al mondo, 12 puntate da mezz'ora ciascuna che andranno in onda su Rai 3 alle 13 tutte le domeniche. Perché questa scelta? L'anno scorso il Presidente Amato avevamo lavorato sulla crisi economica, l'istanza dalla quale eravamo partiti era raccontiamo cos'è la crisi economica, come siamo finiti, diciamo, nella crisi che attraversa, ancora ricordava il Presidente Tarantola, tutti i paesi, non soltanto l'Italia, e quest'anno abbiamo voluto allargare il nostro orizzonte. In che senso e in che modo? Abbiamo pensato che era utile fare un approfondimento, quindi analizzare il discorso in Italia inserito in un contesto più ampio, in un contesto mondiale. Quindi cosa abbiamo realizzato? Un programma di geopolitica, la parola è importante, è una sfida molto audace, lo ammettiamo subito, lo riconosciamo con il Presidente Amato quando abbiamo cominciato, con gli autori, Vincenzo Biglionica, Valeria Coglianti, ci siamo subito misurati con la difficoltà, perché in ogni puntata noi trattiamo uno o più paesi, analizziamo dal punto di vista storico, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, che cosa sono questi paesi e come influenzano tempesta a New York, teorie meteorologiche e fantascienza, teorie matematiche, ma in realtà uno spunto di riflessione, una metafora per capire davvero che cosa succede e soprattutto l'impatto che ha sulle nostre vite. E perché abbiamo voluto fare questo programma? Perché sostanzialmente, ed è questo poi il ruolo di Rai Educational, la nostra idea era di in qualche modo rispondere all'istanza, c'è una sorta di buco formativo, oserei dire, anche un po' nella scuola, nel senso di geopolitica non si occupa nessuno, i media naturalmente fanno informazione su paesi stranieri in caso di conflitto, in caso di situazioni delicate dal punto di vista politico, ma in realtà la riflessione vera di secondo grado sugli altri paesi e sull'influenza che hanno sul nostro non c'è né in televisione, c'è solo un programma negli Stati Uniti che si dedica a questo, e non c'è sostanzialmente nella scuola. Quindi abbiamo pensato di rispondere a questa istanza di gruppo formativo affinché i nuovi cittadini, le nuove generazioni, che sono il nostro punto di riferimento principale, possano avere degli strumenti, acquisire delle competenze, comprendere perché, perché siamo un paese esportatore, bene che conosciamo bene gli altri mercati, quali sono gli sbocchi, ci dobbiamo spaventare della Cina o dobbiamo comprendere che tipo di possibilità e di valenza può avere invece lo scambio culturale, economico con un paese come la Cina. Qual è stata questa motivazione? No, io non ho molto da aggiungere, sono molto grato al Presidente Tarantola, tra l'altro sono contento di ritrovarla qui, che ha deciso di cambiare vita ad un certo punto, poteva farlo in mille modi, cambiando marito, cambiando continente, ha scelto di cambiare professione, insomma,
fa salva la famiglia che cercava e tuttavia le dà così un'esperienza. Io sono molto contento di questo, sono molto contento. Questa è stata una sfida difficile per noi, direi più difficile della prima che avevamo affrontato insieme, perché la crisi aveva finito per avere un suo lessico implicito anche in coloro che non lo avevano esplicitato come gli studiosi o gli addetti ai lavori, perché attraversava le vite di tutti e in fondo per noi le lezioni della crisi era stato spiegare quello che il nostro spettatore ascoltatore sapeva già in effetti e fornirgli in trasparenza ciò che aveva sentito, vissuto, percepito attraverso le sue esperienze dirette. Qui invece in questa trasmissione c'è una iniezione di conoscenze in più necessarie e di cui credo chiunque ci vorrà vedere e ascoltare si renderà conto. Era quella di attraversare il mondo intero in pochi minuti cogliendo delle sue singole parti alcuni tratti che possano restare impressi nella memoria e così nella intelligenza di chi ci ascolta, in modo che alla fine di queste trasmissioni il nome di un luogo evochi qualcosa di più di una carta geografica, evochi una storia, evochi delle esperienze, evochi delle persone che ci vivono come noi, ecco, evochi delle possibili comunanze. Vi faccio un esempio. Ieri abbiamo fatto l'Africa. Ne risento come se avessi fatto lo stendio, appunto io non sono Prodi che dopo lo stendio così è pronto ad affrontare il Prodoi, che insomma, per me sarebbe un'esperienza faticosa. Siamo partiti insieme dalla constatazione che l'Africa in fondo è vista da molti di noi come un luogo esotico, dove esotico esprime una estraneità di partenza, un luogo dove c'è la savana, dove si va a fare il safari, dove si trovano elefanti che dalle nostre parti circolano molto di meno. Perché i primi ominidi erano in Africa e poi, per ragioni che mi sfuggono e di cui forse si sarebbero dopo pentiti, decisero di alcuni di loro muoversi, arrivarono in Europa e di lì si diffusero in tutto il mondo. Quindi l'Africa siamo noi veniamo di lì e poi ci siamo sbiancati. Allora ecco, il mio primo personaggio è stato Lucy, questa donna di 4 milioni di anni fa, che è stata ritrovata negli anni 70, tra l'altro alta 1,60, quindi nella mia fantasia tennistica era la Sharapova del tempo, immagino, perché erano molto più bassi. Insomma, questo per darvi un esempio, però io ricordo ancora, lo dicevo alla Presidente, che nel 92 o nel 93 feci una lezione alla London School of Economics che cominciava con questa storia della farfalla, quindi ce l'avevo dentro da anni, del resto è noto che il mondo integrato è un mondo in cui ciascuno interagisce con gli altri. E appunto gli italiani che sono ovunque, che
che sono alla fine siamo riusciti a dare qualcosa di più di quello che c'era all'inizio, con una anche conclusione che oltre alla conoscenza dei singoli paesi e delle singole parti del mondo vi siano anche delle risposte alle domande che il Presidente formulava: come si governa tutto questo? Che è una domanda che oggi atterrisce, ma verso la risposta alla quale ci stiamo pian piano avvicinando. Nell'ultima puntata sveleremo a che punto siamo arrivati. Presidente, ci lascia allora. Dicevo professore, come è cambiato il mondo in questi 3 decenni e quali sono state le cause storiche che hanno determinato i mutamenti di oggi? Ma insomma, anche se noi europei tendiamo a lamentarci dei mutamenti che sono intervenuti in questi ultimi decenni, perché vediamo ridotta fondamentalmente la parte di ricchezza che noi produciamo e la parte di ricchezza di cui noi usufruiamo, il filo rosso fondamentale dei cambiamenti che sono intervenuti è il progressivo ingresso nello sviluppo di parti del mondo che ne erano rimaste fuori. Il capitolo 2 della vicenda della fine del colonialismo e della indipendenza di stati o di popoli che prima dipendevano da altri. C'è stata prima la vicenda politica, sono diventati indipendenti, ma a quel punto doveva succedere anche qualcos'altro, e quindi come dico lì, chi è che ha tanti soldi per comprare i titoli del tesoro americano? I cinesi. Ecco, quando i boxer si rivoltarono qualche decina d'anni fa in Cina, ecco, la situazione era profondamente diversa. Presidente Amato, è di ieri la rinuncia di Berlusconi. Come vede il domani? Sì, questa è una farfalla che ha battuto le ali a Roma. E quindi è un po' fuori dalle mie competenze anche a questa trasmissione. Qualcuno ha evocato una vecchia canzone, Arrivederci, forse sarà un addio, non so se ve la ricordate. Insomma, io da giovane la cantavo anche molto bene, poi la voce mi si è un po' abbassata. Io personalmente sono tra quelli che apprezzano questo gesto che Silvio Berlusconi ha fatto, percependo che un rilancio del centrodestra può ormai avvenire soltanto su basi nuove e quindi si adatta al ruolo di padre nobile. E non è facile ai protagonisti fare il padre, adattarsi a questa parte. Quindi, è apprezzabile che lui lo abbia fatto e credo che sia positivo per l'Italia, perché in un sistema politico che una delle parti rischi il disfacimento, come un po' sembrava che potesse accadere, è comunque negativo. C'è bisogno che vi sia vitalità e un equilibrio, soprattutto ci sono elettori che devono essere in condizioni di essere rappresentati. Direttore generale Gubitosi, sono questi i programmi che la RAI ama? Me la pagherei dopo. Ma io credo che l'ha detto il Presidente, queste sono le trasmissioni che vogliamo fare, nel senso che la RAI è innanzitutto servizio pubblico, poi evidentemente facciamo spesso internamente il servizio pubblico va visto, quindi devono essere delle trasmissioni accattivanti, il messaggio è importante, ma anche saperlo consegnare è estremamente importante. Io sono stato a vedere come si girava la trasmissione, quali erano gli effetti, e devo dire che purtroppo
avendo in prestato Giuliano Amato la politica, abbiamo perso un ottimo conduttore, e quindi credo che sarà anche un grosso riscontro del pubblico, perché ne possiamo parlare. Beh, vediamo lo share di queste cose. Presidente Amato, volevo sapere, quando è stata l'ultima volta che una farfalla ha battuto le ali lontano da noi ed ha avuto ripercussioni qui? Può darsi stamani e io non lo so. Capita ormai tutti i giorni. Ora mi mette in imbarazzo, perché lei magari vorrebbe che io citassi l'esempio di un farfallone proprio. Amoroso, magari. Sono tante piccole, e ormai gli effetti di interdipendenza si determinano appunto per episodi che non arriviamo neanche a conoscere. Ma mettiamo fuori quelli che riguardano l'Europa, perché l'Europa ormai è diventata proprio il cortile di casa, quindi come reagisce il Bundestag a quello che Draghi gli racconta sugli interventi della Banca Centrale Europea è più o meno come se Draghi, governatore della Banca d'Italia, l'avesse detto a Montecitorio, quindi questo è da mettere fuori. Ma ecco, se il candidato alla presidenza degli Stati Uniti o il presidente degli Stati Uniti esprime una posizione critica sull'andamento delle nostre cose europee, questo già può avere un effetto negativo sull'Italia. Ecco. Infatti la cosa che è stata notata positivamente è che nel dibattito dell'altra notte noi non siamo stati nominati, noi europei, e questo ha avuto un effetto positivo su di noi, perché venivano discusse tra i due candidati le aree del mondo che creavano problemi. E quindi il fatto che noi non venissimo menzionati è stato ritenuto espressivo di una condizione non preoccupante, e questo ha avuto effetti positivi. C'è l'autrice della battuta stupenda, bellissima, "Se una farfalla batte le ali", Valeria Cogliante, autore di questa trasmissione con il presidente Amato. Come ti è venuto in mente questo splendido battito di ali? Beh, non è venuto in mente a me, è un vecchio, è quello che è diventato un vecchio adagio, in realtà è una cosa molto seria, nasce come una formula addirittura matematica. Negli anni 50 un matematico ha formulato questo effetto farfalla, secondo il quale appunto qualcosa che succede anche molto lontano può influenzare qualcosa che succede magari dall'altra parte del mondo. Ho semplicemente ripreso questo modo, anche diventato anche un po' un modo di dire, per farlo in qualche modo aderire al contenuto della trasmissione. Mi sembrava che fossero perfetti. Perfetto, grazie Valeria, e tanti successi per le altre trasmissioni che farai naturalmente. Se la farfalla batte le ali, chissà che cosa succede. Con noi il regista della trasmissione, che ha un titolo così evocativo, Matteo Minissi. Com'è stato lavorare con il presidente Amato? È stata un'esperienza molto bella, perché il presidente Amato, oltre ovviamente ad essere portatore di un'esperienza personale dei dati e delle questioni di cui tratta, oltre ad avere una conoscenza profonda di questo, è anche un divulgatore di grande efficacia. Spontaneamente è un dato che sembra naturale, non abbiamo mai dovuto ripetere un chuck. Che chance! La verità. Sì. E veramente riusciva, come diciamo noi in gergo, a bucare lo schermo. Buona la prima, lui lo buca sempre, perché in effetti è molto è incisivo, e poi è pacato, fa capire a tutti. E poi è una persona squisita, di una sottile e delicatissima ironia, molto apprezzata. Per quello lo chiamavano il dottor Sottile. La ringraziamo molto e alla prossima edizione.
It happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that?